21 in punto è l'anteprima di Velo come ogni giovedì. Ci occupiamo di ciclismo, lo faremo per un'ora e 30 minuti come di consueto, come vi abbiamo abituato, soprattutto perché dopodomani parte il Giro d'Italia, la Corsa Rosa. Sono tanti, 198 i corridori ai nastri di partenza, vedremo se arriverà una vittoria italiana. Poi andremo a casa nostra, abbiamo due manifestazioni da farvi vedere, una juniores, abbiamo anche il vincitore, il 65esimo trofeo Città di Manoppello, e poi andremo nella Val di Sangro a vedere le immagini della Gran Fondo Valle di Sangro a Perano. Abbiamo qui anche gli organizzatori di tutto questo, parleremo fino alle 22:30, lo faremo come di consueto con il mio compagno di viaggio Luciano Rapotini. Ciao Luciano, ben ritrovato. Buonasera a te, applauso, Jacopo, e buonasera a tutti. Vi abbiamo fatto vedere, vi facciamo vedere ogni giovedì il ciclismo, come direbbe lui, in tutte le sue sfaccettature. Gilberto Petrucci ci torna a trovare. Ciao, buonasera, Gilberto. Grazie, ben rivisti soprattutto. Perdonami la citazione rubata. No, no, hai fatto bene, perché era una peculiarità, una caratteristica di Velò ai tempi, insomma, della nostra conduzione, Luciano, quindi è un po' un marchio, definiamolo così. Il team manager della Bevilacqua Sport, Leonardo Bevilacqua, buonasera e benvenuto. Buonasera, buonasera. Come detto, abbiamo il vincitore del 65esimo trofeo Città di Manoppello, Emanuele Onesti. Ciao Emanuele. L'assessore allo sport anche del comune di Manoppello, Sandro Petaccia, buonasera assessore, benvenuto. E l'organizzatore di questa che è la manifestazione più antica della nostra regione, Gianfranco Pepe, buonasera, benvenuto. E poi, come detto, andremo a Perano per vedere la Gran Fondo Valle del Sangro. Lo faremo con il sindaco di Perano, Gianni Belisario. Buonasera sindaco, benvenuto. Grazie, buonasera a voi. E poi ovviamente con l'organizzatore che ci torna a trovare a distanza di una settimana, Giuseppe Cinalli, ben ritrovato. Buonasera. Un altro assessore, sempre allo sport, del comune di Perano, Giulio Pellicciotta. Buonasera, benvenuto. Buonasera. E poi con il responsabile della protezione civile di Perano, Michele Consalvo, buonasera. Buonasera, buonasera. Non abbiamo una squadra questa sera, ma come vedete gli ospiti sono tantissimi, ci fermiamo solo per un attimo, finisce qui l'anteprima, tra poco, velo. Elecom, materiali elettrici, illuminotecnica, automazioni, domotica. Assortimento vastissimo. Prezzi concorrenziali. Consegne in tutto l'Abruzzo in 24 ore. Elecom, via Verrotti Montesilvano. Gaglioti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliotiricambi.com per saperne di più. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Più conveniente, naturale, è Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu, da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesi e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona, tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone. Pescara Camper, vendita camper nuovi e usati, noleggio camper e pulmini a 9 posti. Pescara Camper e concessionario Giotti, Terry, Illusion, Infinity, Blue Camp.
Inoltre, vi offriamo assistenza su tutti i veicoli e un'ampia gamma di accessori e articoli nel nostro fornito market. Pescara Camper è a Marina di Città Sant'Angelo, in via Nazionale Adriatica Nord, a 100 metri dall'uscita dell'autostrada. Vienici a trovare. Oppure visita il nostro sito www.pescaracamper.it. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare i pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manopello, via Vallone 16. Ciao, sono Nando il telecomando. Attenti al buio! Dal 7 al 17 maggio il vecchio segnale TV si spegne per sempre e si accende la TV digitale in Abruzzo e Molise. Una nuova era tecnologica con tanti canali in più, migliore qualità audio e video e nuovi servizi interattivi. Tenetevi pronti! Basta un decoder o un apparecchio TV con decoder integrato. Hai diritto a un contributo statale di 50 euro per l'acquisto di un decoder interattivo se hai 65 anni o più, un reddito pari o inferiore a 10.000 euro e sei in regola con l'abbonamento RAI. E se hai dubbi per sapere quando il tuo comune è coinvolto, chiama il numero verde 800 022 000. Insieme per cominciare questo decimo appuntamento con Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Dopodomani parte la Corsa Rosa, il Giro d'Italia 2012 edizione numero 95, un'edizione in cui degli interpreti mancherà Alberto Contador, che si era portato a casa prima della sentenza che lo riguarda l'edizione 2011, mancherà Vincenzo Nibali, che ha portato a casa la Tirreno Adriatico, ma e tra un po' vedremo anche il servizio di presentazione della Corsa Rosa, paradossalmente, e allora il primo commento lo voglio da Gilberto Petrucci, paradossalmente la rosa di candidati, Gilberto, non si restringe ma probabilmente si amplia. Sì, in effetti, intanto oggi abbiamo già una prima maglia rosa, Scarponi ha preso la maglia insomma 2011, sì, quella di Contador, però naturalmente il giro parte sabato, ci sono tanti, la rosa abbastanza ampia, però io credo che alla fine, l'ultima settimana, vedremo tre o quattro corridori, tra i quali appunto voglio citare Michele Scarponi, voglio citare Ivan Basso e Roman Kreuzinger, che credo possa dire la sua in questo Giro d'Italia. E poi ci sono tanti giovani che molto probabilmente tenteranno di fare la differenza. Io credo che siano questi corridori, non so se sono d'accordo anche gli altri amici, però il giro sarà proprio tra Scarponi, Kreuzinger e lo stesso Basso, sempre che la sua condizione possa essere buona nell'ultima settimana, perché è la settimana decisiva. Per quanto riguarda gli abruzzesi, con l'assenza dell'acqua e sapone si restringe il numero di corridori di casa nostra, sono tre. Con quali velleità? Io ho messo Cataldo per i primissimi posti in classifica, Matteo Rabottini per un'eventuale fuga da lontano, Spezialetti sarà invece lo scudiero
di Michele Scarponi. Intanto, come hai detto, sono tre corridori che hanno tre caratteristiche diverse. Innanzitutto, inutile che ci nascondiamo, Cataldo parte con i gradi di capitano nell'Omega Quick Step, quindi anche la squadra che gli è stata costruita è una squadra di tutto rispetto, quindi sarà lui che tenterà certamente di essere il corridore, insomma, di classifica. E io non escludo che il nostro Cataldo possa anche arrivare peraltro tra i primi 10 o addirittura salire sul podio. Credo che abbia tutte le caratteristiche per fare bene. Poi in squadra c'è anche Chicchi, il velocista dell'Omega Quick Step. Per quanto riguarda Matteo Rabottini, al secondo Giro d'Italia, ha fatto l'anno scorso esperienza, quindi chissà, magari lo ritroveremo protagonista in qualche tappa, soprattutto nella prima parte del Giro d'Italia. E poi c'è Nonno Spesialetti, 14 Giri d'Italia, il corridore pinetese al fianco di Michele Scarpone e Damiano Cunego, sarà un po' il corridore che dovrà guidare Scarponi al successo. Peraltro lo dobbiamo anche dire che Spesialetti è uno che se ne intende di vittorie, ha vinto con Gilberto Simoni, con Damiano Cunego, quindi voglio dire è un corridore di esperienza e peraltro Scarponi ha voluto a tutti i costi il Giro d'Italia. Non a caso gli è stato anche rinnovato per altri 2 anni il contratto. Leonardo Bevilacqua, questo Giro d'Italia in maniera complessiva un giusto mix secondo te tra salite, cronometro, saranno due individuali e una squadre, arrivi in volata, insomma che Giro d'Italia dobbiamo aspettarci? Speriamo un giro entusiasmante che avvicina ancora di più i telespettatori a vedere questo giro e avvicini anche i giovani al ciclismo. Comunque per quanto riguarda Scarponi, lui ha una spinta in più per cercare di vincere questo giro, perché con la consegna della maglia rosa che lui non ha mai salgono e penso vincere un giro veramente da protagonista gli farà bene. Peraltro, se non ricordo male, lo stesso Scarponi partirà proprio con la maglia rosa dal prologo. Sì, sì, col numero uno, perché di diritto lui sulla carta è il vincitore dell'ultima edizione, anche se lui sempre ha detto che non lo vuole vincere, lo vuole vincere strade, del Giro infatti d'Italia. Quest'anno ha fatto una preparazione, speriamo, cioè perché l'anno scorso ha dovuto sempre un po' dimostrare quello che valeva, quest'anno ha fatto una preparazione più mirata e speriamo che esce nell'ultima settimana dove servirà il numero. Senti Luciano, invece un nome che ancora non ho sentito è quello di Damiano Cunego, potrebbe essere solo una spalla per Scarponi oppure potrebbe essere lui a lungo andare l'uomo di classifica della Lampre? Beh, diciamo pure che Cunego è entrato a far parte del team Lampre proprio negli ultimissimi giorni, è un corridore che correrà soprattutto in appoggio a Scarponi, però ricordiamo che Cunego vinse anche un Giro d'Italia ed era in appoggio a Simoni, strada facendo si è trovato spazio ed è riuscito a vincere un Giro d'Italia a un'età giovanissima e probabilmente ha anche penalizzato molto la carriera di questo atleta. Un atleta che poi negli anni si è dimostrato sì forte nelle corse a tappe, ma decisamente meglio nelle corse di un giorno. Tornando a un giro generale, si parla molto di questo giro come un giro meno duro degli anni passati, decisamente un giro meno duro rispetto all'edizione 2011, però è un giro molto complicato, dove soprattutto nella terza settimana, quindi nell'ultima settimana, ci saranno veramente salite durissime, quindi da affrontare con grandissima determinazione, ma diventa molto complicato e molto difficile anche controllarlo. Quando le tappe non sono dure per le squadre che poi vogliono puntare alla vittoria finale del giro, diventa molto più difficile. Un giro che sulla carta dovrebbe essere controllato dalla Lampre, dalla Liquigas e dalla Astana. Una Astana che negli ultimi 20 giorni, nell'ultimo mese ha dimostrato di avere un grandissimo collettivo e viene qui al giro per far bene e secondo me l'Astana è una delle squadre straniere da tenere sott'occhio, perché obiettivamente questo giro si addice molto anche a questi uomini. In generale un giro
con due cronometri individuali, una cronosquadra, molto difficile quella di Verona, appena rientro in Italia, quindi già martedì prossimo la cronometro a squadre, quindi già lì potremmo iniziare a vedere una classifica interessante, anche se come ripeto dobbiamo sempre aspettare le ultime tappe del giro per capire effettivamente chi vincerà questo giro. Come hanno detto sia Gilberto che Leonardo, i grandi favoriti sicuramente sono Scarponi e Basso, un Basso che obiettivamente fino ad oggi non ha dimostrato di avere una grandissima condizione, ma questo giro si addice molto alle caratteristiche del campione varesino, perché ha ancora 15 giorni per lavorare bene ed arrivare appunto in questa terza settimana dove c'è da fare differenza, e Basso su quei percorsi potrebbe fare veramente la differenza. Per quanto riguarda poi i velocisti, sarà interessante anche vedere questo palcoscenico, perché ritengo che le tappe che non saranno adatte agli scalatori diventeranno interessantissime per questi famosi arrivi in volata, dove abbiamo il campione del mondo Cavendish, che sicuramente sarà l'uomo leader per quanto riguarda le volate, però abbiamo una schiera di corridori molto interessante per lo sprint, come potrebbe essere l'americano Farrar, Bennati, perché no il giovane Guardini, Goss, Ushov, l'altro italiano Modulo, cioè nelle tappe aperte ai velocisti secondo me ci saranno degli arrivi interessantissimi, quindi questo giro tappa per tappa presenta degli spunti interessanti per poter seguire questa grande edizione del Giro d'Italia. E allora si parte dopodomani, andiamo a vedere con il servizio che segue che tipo di giro andremo ad assistere. Qualcuno lo ha già definito giovane e spettacolare. Giovane certamente, spettacolare lo sperano un po' tutti. Il Giro 2012 dallo Jutland danese fino alla Crono di Milano, un'edizione da scoprire giorno dopo giorno. Quasi 200, 198 i corridori che sabato partono da Herning, 50.000 abitanti, alla conquista della maglia rosa. Mancano tanti big, questo è vero. Non ci sarà Vincenzo Nibali. Lo squalo, dopo la Tirreno Adriatico portata a casa e con la beffa della Liegi ancora forte, ha puntato tutto sul Tour de France e alla partenza della Grand Boucle sarà il riferimento della Liquigas. Stesso discorso vale per Andy Schleck. Mancherà anche chi a Parigi ha indossato l'ultima maglia gialla, l'australiano Cadel Evans. Con Contador ancora out per la vicenda Clem Buterolo, il ventaglio dei candidati paradossalmente non si restringe ma diventa più ampio, con spazio per gli outsider. Michele Scarponi, secondo a Milano nel 2011 e primo dopo la sentenza Contador, ha la possibilità di centrare la vittoria sulle strade proprio come più gli piace. E a proposito di Lampre, probabilmente il marchigiano l'avversario più temibile se lo ritrova in casa. Damiano Cunego, perché il giro lo ha vinto, perché è un po' che il veronese che va forte e perché il talento non gli manca di certo. Poi Ivan Basso, capitano della Liquigas e in cerca del Tris dopo le affermazioni 2006 e 2010. Non ci sarà Andy, ma Frank Schleck sì. Il lussemburghese ha velleità, anche se non è una corsa per lui abituale, visto che si prepara più spesso per il Tour. Tra i favoriti anche Dario Cataldo. L'Omega Pharma d'altronde con Bonen ha fatto poker nelle classiche fiamminghe di un giorno e l'abruzzese invece è un uomo adatto alle corse di tre settimane. Per Cataldo, che nella generale è arrivato sempre tra i primi, l'opportunità di entrare tra i primissimi. L'emilianichese va forte e ha una squadra più che competitiva che potrebbe dargli la mano decisiva. Occhio alla Astana, partita alla grande e coi giovani Kreuziger e Kisarlowski in grado di piazzare un uomo nella generale. A proposito di abruzzesi, senza l'acqua e sapone esclusa a favore della Nettap, i corridori della nostra regione certo calano sensibilmente in numero. Ai nastri di partenza sono tre, Cataldo appunto, Alessandro Spezialetti e Matteo Rabottini. Spezialetti sarà lo scudiero fidato di Michele Scarponi, la spalla quando la strada si impenna. E poi il giovane della Farnese Vini. Dopo il noviziato 2011 con quella fuga, raggiunto sullo Zoncolan da Contador, può tentare di inserirsi in una fuga, magari che parta da lontano per provare lo squillo di una tappa. Avrà in squadra uomini come Oscar Gatto, primo a Tropea nel Giro 2011, Pippo Pozzato e Andrea Guardini. E con lui entriamo nell'analisi degli sprinter.
7 tappe per velocisti e se i nomi dei pretendenti alla rosa latitano rispetto all'anno scorso per quanto riguarda gli uomini jet, ci sarà il meglio che si possa immaginare. L'iridato Mark Cavendish, Tyler Farrar, Sascha Modolo, lo stesso Guardini, Uscio, Goss e Bennati. Capitolo tappe. Due cronometro, la prima e l'ultima, una cronosquare a Verona, successivo al trasferimento dalla Danimarca all'Italia. In Abruzzo due frazioni, sabato 12 da Recanati fino a Rocca di Cambio con l'ultima asperità non impossibile, ma primo esame per chi aspira ad arrivare in alto. Il giorno dopo, domenica, da Sulmona si riparte direzione Lago Laceno, l'arrivo più a sud delle 21 in programma. Capitolo montagne, prima le Alpi, l'arrivo a Cervinia sabato 19 e il giorno successivo a Pian dei Resinelli. Riposo, poi l'approdo sulle Dolomiti nella settimana decisiva. Il mercoledì 23 maggio si arriva a Cortina d'Ampezzo con Valparola, Duran, Forcella Staulanza e Giau. Giovedì pianura prima del weekend in cui ci si gioca tutto. Venerdì partenza da Treviso, in serie Sella di Roa, Mangen, Pampeago, Lavazze e di nuovo Pampeago. Mentre sabato sarà il giorno X. Tonale, Aprica, Teglio, Mortirolo e Stelvio, Cima Coppi 2012. La crono finale a Milano dal Castello Sforzesco di 32 km, al termine dei quali uscirà la nuova rosa, quella 2012. Infine le curiosità, primo anno della gestione Michele Acquarone al posto di Angelo Zomegnan. La partenza danese non è la prima volta, perché due anni fa l'inizio del giro fu in Olanda. Giro in ricordo di Wouter Weiland, che sulle strade italiane perse la vita l'anno passato e infatti non ci sarà la maglia 108 ritirata dalla corsa. Edizione numero 95, 67 le vittorie tricolori, 22 squadre, 18 del World Tour. Lo spettacolo certo non mancherà, per l'identikit del vincitore basta attendere domenica 27 maggio. Insomma, questo era più o meno un breve resoconto di quello che andremo a vivere da dopodomani in poi. Ovviamente i nomi sul taccuino sono davvero tanti. Le tappe, le due in Abruzzo, l'avete sentito, quella a Rocca di Cambio con l'ultimo strappo finale, che non è sostanzialmente un tappone impossibile, ma comunque sarà il primo esame per chi aspira a comunque velleità di classifica. E poi ci sarà il giorno dopo la partenza da Sulmona verso Lago Laceno, la tappa più a meridione. Gilberto, ti stuzzico su due argomenti. Sì. Allora, innanzitutto questo Giro d'Italia è il primo giro della nuova gestione Acquarone. Ecco, sostanzialmente cosa cambia? Intanto, naturalmente, per la prima volta il Giro viene gestito per la prima volta, insomma, dopo l'esperienza di Angelo Zomegnan, che era un collega della Gazzetta dello Sport, è stato vice direttore della Gazzetta dello Sport, quindi ha curato per tanto tempo, peraltro, la redazione del ciclismo della Gazzetta dello Sport, quindi era colui che avrebbe dovuto rilanciare. Poi sono state delle divergenze insieme alla RCS Sport, che organizza appunto per conto del giornale Rosa il Giro d'Italia. Ci sono state delle divergenze e questa volta c'è un manager, Acquarone che in questa prima sua edizione tenta la carta, naturalmente, della partenza dove? Dalla Danimarca, una nazione, un paese nel quale il ciclismo è uno dei primi sport nazionali, dove tutti peraltro vanno in bicicletta. Quindi un'occasione non solo per rimpinguare, perché ormai il ciclismo è globalizzato, quindi è commerciale, si parla addirittura di partire tra qualche edizione anche in America, Luciano, no? Dicevano anche questo. E quindi l'occasione non solo per rimpinguare le casse della società organizzatrice, ma anche soprattutto per promuovere il Giro d'Italia, perché il marketing, l'aspetto commerciale non deve mai fermarsi. Naturalmente è un giro, come hanno detto sia due ex professionisti come Leonardo Bevilacqua e come Luciano Rabottini, un giro facile nella prima parte, poi nell'ultima settimana avviene davvero di tutto. Montagne, peraltro cime importanti come il Giau, oppure appunto come il Tonale, no? Lo Stelvio, il Mortirolo, salite importanti, mentre nella prima parte dove, insomma, si promuove il giro.
giro, rientriamo in Italia dopo 4 giorni, 5 giorni, c'è il primo giorno di riposo e due in programma, quindi sfalsa anche un po' peraltro il programma di preparazione di alcuni corridori che puntano alla classifica, o come diceva, come dice peraltro un altro ex professionista come Mario Cipolli, non è un giro per piste per sciatori, perché è un giro che solo nell'ultima settimana vedremo appunto concentrarsi le salite più importanti. Ecco, lo spettacolo naturalmente a volte viene superato dall'aspetto economico, forse, però il ciclismo ha sempre quella sua peculiarità di trasformare in domenica ogni giorno della settimana, insomma ogni giorno appunto della settimana. Assolutamente sì, e proprio a proposito dell'aspetto commerciale, Leonardo Bevilacqua, questo è un altro dei cambiamenti che probabilmente a qualcuno fa storcere un po' il muso, e questo cambio di colore per la maglia di miglior scalatore. Da oltre 40 anni la maglia verde è sempre stato il simbolo del re delle montagne del Giro d'Italia, per fini commerciali quest'anno diventa azzurra. Ecco, forse questa è una battuta potrebbe anche starci, forse perché il vincitore della maglia verde, che era Garzelli, non gli hanno fatto fare il giro e gli hanno cambiato anche il colore. Cioè, si potrebbe dire così con un abbattuto, però... Quindi purtroppo il treno rosso di Montezemolo supera anche la tradizione storica della maglia verde. Questo è un po' l'aspetto commerciale. Commerciale anche a livello di scelta dei team. Non vogliamo un po' ritornare su queste cose, però c'è chi, quei team che hanno assicurato un grosso budget... un big budget, non hanno avuto problemi a fare il Giro d'Italia. E questa NetApp come sarà una mi riferivo anche alla NetApp, certamente una grossa azienda come la NetApp fa bene a tutto il ciclismo, e se rimane può fare grossi investimenti in questo sport. Per quanto riguarda invece il giro in senso stretto, chi lo vincerà oggi, dalle colonne della Gazzetta dello Sport, l'inserto diceva, insomma, sullo Stelvio si decide il Giro d'Italia. Per me devono stare attenti anche nelle prime tappe, perché tutti vogliono farsi vedere, e sarà molto pericoloso quei percorsi un po' meno... che fanno selezione, porterà sicuramente a cadute, e chi deve fare classifica deve stare attento, perché può anche chiudere il giro nelle prime tappe, dove non è importante, però è importante stare davanti e non rischiare assolutamente per le cadute, per le strade, per i percorsi, e poi con questi riposi fatti ad hoc per questi trasferimenti che ci saranno, e se i corridori non saranno svegli e molto attenti, possono finire il giro nella prima settimana. Ecco, appunto, perché il primo giorno di riposo sostanzialmente coincide con il trasferimento, con il ritorno in Italia dopo le due tappe danesi, e questo è un fattore. Cioè, per il corridore quel giorno di riposo non serve a niente. Cioè, è soltanto, torniamo al fatto, solo un riposo per la logistica, perché è impossibile preparare, certo, il palco d'arrivo, il palco di partenza, dei camion che devono ripartire dalla Danimarca. Purtroppo non si pensa che il corridore quel giorno deve allenarsi, perché mi sembra che il giorno dopo c'è la cronosquadra. Sì, c'è la cronosquadra. Cioè, e praticamente il riposo prima della cronosquadra è la peggiore situazione che ci possa essere per una squadra. Mi ricordo quando abbiamo fatto la cronosquadra, la prima cronosquadra del Giro d'Italia nell'80, mi sembra 83, e anche lì c'era un trasferimento, molti corridori hanno avuto problemi e si sono staccati in partenza, corridori di qualità, perché un giorno di riposo nei primi giorni ti scombussola tutto. E peraltro due cronometri in una settimana, il prologo più la cronometra a squadra, cioè significa mettere fuori gioco chi magari invece vuole gestire il tempo durante il giro, no? Praticamente di sabato e di martedì, se non erro.
Cioè, significa chiudere molto, già il giro all'inizio della prima settimana per alcuni. Perciò anche il giorno di riposo sarà, cioè, per i corridori faranno, non so, penso con l'aereo, però dovranno allenarsi. Perché il giorno dopo una cronometro devi partire già pronto e attivo, perché quando si parte a 60 all'ora ci vuole poco a perdere le ruote e non andare avanti. Luciano, sabato 12, domenica 13, le due tappe abruzzesi, probabilmente un po' più complicata da interpretare la prima che la seconda, quella che arriva a Rocca di Cambio, ne abbiamo parlato nelle puntate scorse, con quell'ultima asperità, mentre il giorno successivo da Sulmona al Lago Laceno sostanzialmente è una tappa non particolarmente complicata. Probabilmente quella del giorno prima per le squadre va interpretata, per i big va interpretata, perché non è proprio un tappone dolomitico o alpino. No, diciamo che l'arrivo di Rocca di Cambio in molti stanno cercando di mettere in risalto per questo arrivo in salita, che probabilmente però non ritengo che sia un arrivo in salita decisamente duro. Quello che mi preoccupa di più è la tappa prima di Rocca di Cambio, quella che per esempio arriva A Porto Sant'Elpidio. Questa è una tappa veramente importante, molto pericolosa, perché non ci sarà un metro di pianura, quindi per la classifica inizia ad essere importante correre davanti, stare molto attenti. Chi non riuscirà a digerire questa tappa, probabilmente appunto qui a Rocca di Cambio potrebbe avere qualche problema. Poi un'altra tappa importante, il giorno dopo da Sulmona al Lago Laceno, questa inizia ad essere una salita difficile, dove speriamo i corridori non troveranno il primo caldo, sappiamo che partono in Danimarca, ci sarà fresco, quindi i corridori ritorneranno in Italia e queste tappe potrebbero essere le prime giornate di caldo della stagione, per qualche corridore potrebbe dar fastidio. Comunque decisamente un Giro d'Italia che parte con delle difficoltà, soprattutto anche in Danimarca, tappe pianeggianti, però dobbiamo fare i conti con il vento, con la pioggia, con le strade particolari dove i corridori non sono nemmeno abituati a correre, quindi difficili da interpretare. Corridori che devono correre tutti davanti per evitare il più possibile le cadute. La cosa che caratterizza appunto le prime 4-5 tappe del Giro d'Italia sono appunto le cadute, quindi speriamo che da queste tappe qualche big non ci rimetta anche la classifica. Quindi dobbiamo seguire tappa per tappa questo giro, perché ogni tappa ha un motivo di interesse per seguirla con molta molta attenzione. Io volevo aggiungere invece qualcosina, visto che insomma Velone è trasmissione che parla di ciclismo abruzzese, mi volevo soffermare, Luciano, proprio sulle due, diciamo, sulla frazione, quella regina, quella di Rocca di Cambio, e poi la partenza da Sulmona, arrivo in provincia insomma di Avellino, sul lago insomma Laceno, che peraltro il lago Laceno, l'ultima volta che il Giro d'Italia è giunto su quell'asperità è stata nel 98. Fu vinta la tappa, se non ricordo male, Luciano, da Zull, lo svizzero, sì. E fu l'anno peraltro di Marco Pantani, l'anno insomma rosa, magico di Marco Pantani, mentre la carovana è arrivata a Rocca di Cambio, sull'altopiano delle Rocche, ben 4 volte, questa di quest'anno. Ritornando un attimo anche indietro sul lago Laceno, voglio ricordare che un grande del ciclismo, Francesco Moser, perse un giro d'Italia sul lago Laceno nel 77-78, andò in crisi, quindi per far capire la difficoltà di questa salita, che obiettivamente mi sembra una salita ostica. No, molto ostica peraltro, perché è la salita un po' insomma che potrebbe già fare le prime vittime per quanto riguarda la classifica generale, perché dopo la cronometro a squadra ci sono le tappe marchigiane che sembrano, il cui percorso sembrano degli elettrocardiogrammi impazziti, quindi Porto Sant'Elpidio eccetera, quindi poi c'è Rocca di Cambio che non è una salita difficile, 4-5%. Ecco perché dicevo probabilmente Gilberto va interpretata come va molto metà. Interpretata, e credo, visto anche i corridori che sono venuti a fare i sopralluoghi su questa salita, in particolare voglio ricordare Dario Cataldo,
che potrebbe appunto tentare di vincere questa tappa, ma soprattutto mi diceva che non è tanto la salita, ma sono le ultime curve finali che potrebbero creare qualche problema, perché si arriva in un imbuto che a quel punto, se non hai la scaltrezza, insomma, nel gruppetto di testa, di anticipare tutti, puoi perdere la tappa. È un po' questa, tra virgolette, le due caratteristiche che riguardano le tappe abruzzese. Mi auguro, Luciano, che possa vincere un abruzzese proprio a Rocca di Cambio. Capitolo, sì, prima di rispondere, anche sì. Poi Luciano, una piccola appendice prima di andare in pubblicità, anche sull'unica formazione abruzzese in corsa, la Farnese-Vini. Prima però rispondi alla domanda. Rispondi alla mia domanda, Luciano. No, per quanto riguarda gli abruzzesi... E tu sai chi faccio riferimento. Come hai detto, sono tre. Spezialetti sicuramente... Dovrà stare vicino. Un uomo importantissimo per la gestione della Lampre, un uomo importante per la gestione della classifica generale di Scarponi. Per quanto riguarda Cataldo, è un corridore che se curerà la classifica, giustamente dovrà curare la classifica, quindi non potrà assolutamente pensare di poter vincere una grande tappa. Per quanto riguarda invece l'altra abruzzese, Matteo, appunto, ritengo... È stato a visionare il percorso? Non ha visto il percorso. Matteo è un corridore molto particolare. Addirittura l'anno scorso, al suo primo Giro d'Italia, giovanissimo, 23 anni, e quando tornò a casa e aprì la valigia, c'era il famoso Garibaldi del Giro d'Italia. Certo. E io, incuriosito, ho detto: mi fai vedere il Garibaldi? Lui non l'aveva nemmeno assolutamente aperto, sfogliato. Quindi figuriamoci un po'. Spieghiamo che cos'è il Garibaldi, sì. Praticamente il libro, la guida generale, tutte le tappe del Giro d'Italia, altimetria, planimetria e le salite più importanti per i corridori e non soprattutto solo, gli ultimi chilometri. Ecco, gli esatto. Ultimi chilometri. Però diciamo che da Matteo partecipa a questa... Potrebbe puntare lì alla tappa di Rocca seconda di volta al Giro d'Italia, è giovanissimo, deve ancora fare tantissima esperienza, è un giovane che secondo me è adatto anche per i grandi giri, però ha bisogno di maturare, certo, anche lui, quindi è un giovane che... Spera che questo giro si metta nelle condizioni, per esempio l'anno scorso nella terza settimana è andato forte, è riuscito anche a mettersi in grande evidenza con delle fughe importanti nella tappa dello Zoncolan, quindi un ragazzo che ha dimostrato che nella terza settimana ha della resistenza, e noi speriamo che da questo giro possa arrivare delle belle giornate con delle fughe, con dei risultati di prestigio che possa motivare ancora di più Matteo e per il prossimo futuro. Guarda, Luciano, ho trovato, mentre parlavate di Garibaldi, questo è il tweet di Dario Cataldo, che scrive: ecco il Garibaldi, con la scritta Dario, si è già personalizzato direttamente dalla Danimarca, lo ha pubblicato sul web con gli in bocca al lupo che noi ovviamente facciamo a Dario Cataldo e ovviamente anche agli altri corridori, sono due, Matteo Battini e Alessandro Spezialetti, gli unici tre abruzzesi al Giro d'Italia. Ci dobbiamo fermare con questa chicca presa dal web, dal Twitter personale di Dario Cataldo. Torniamo tra un po' con la seconda parte di Velo. Oltre 25 anni di ciclismo agonistico. Per darvi oggi Rabottini Cicli Sport, con le migliori marche di bici da corsa, mountain bike e turismo. De Rosa, D'Accordi, Coppi, Carrera, Passoni e le americane Scott e Merida. Vasto assortimento di abbigliamento, caschi, occhiali, scarpe, ciclo computer e la migliore componentistica. Rabottini Cicli Sport, esclusivista per l'Abruzzo delle ruote Zip. Se la qualità è il vostro stile, veniteci a trovare. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19.
dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Competizione leale, rispetto delle regole, considerazione per l'avversario. Queste non sono solo regole di sport, ma anche regole di vita. Il vero sportivo vince senza presunzione e perde senza amarezza. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Più conveniente, naturale, è Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu, da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesi e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona, tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone. Elecom, materiali elettrici, illuminotecnica, automazioni, domotica. Assortimento vastissimo. Prezzi concorrenziali. Consegne in tutto l'Abruzzo in 24 ore. Elecom, via Verrotti Montesilvano. Ciao, sono Nando il telecomando. Attenti al buio! Dal 7 al 17 maggio il vecchio segnale TV si spegne per sempre e si accende la TV digitale in Abruzzo e Molise. Nello specifico, il 7 e l'8 maggio, Conca di Sulmona, Chieti, Pescara e relative province e Costa Teramana. Il 10 maggio, Teramo e parte della provincia. L'11 maggio, L'Aquila e parte della provincia. Il 14 e il 15 maggio, Marsica e Alta Val di Sangro. Il 16 maggio, Isernia e provincia. Il 17 maggio, Campobasso e provincia. Tenetevi pronti! Basta un decoder o un apparecchio TV con decoder integrato. E se hai dubbio per sapere quando il tuo comune è coinvolto, chiama il numero verde 800 022 000. Di nuovo insieme per la seconda parte di Velo. Allora, come per chiudere il discorso Giro d'Italia, ve lo ricordo, si parte dopodomani da Herning in Danimarca, sabato e poi... 3 settimane filate per vedere chi sarà ad indossare a Milano la maglia rosa. Questo per quanto riguarda il discorso professionisti. Adesso andiamo a Manoppello perché il giorno dei lavoratori, il 1° maggio, c'è stata una gara, il 65esimo trofeo Città di Manoppello, gara antichissima, 65 edizioni, d'altronde non arrivano a caso. Se l'è portata a casa Emanuele Onesti, che abbiamo qui nei nostri studi. Allora, un primo commento lo voglio proprio da te, Emanuele, che è stato il vincitore di questa gara. Raccontaci com'è andata. Fuga, partita a 18 km più o meno dall'arrivo, e poi siete rimasti in tre. Sì, nell'ultimo giro, nell'ultima tornata è uscita questa fuga. Dobbiamo dire che è stata una gara molto dura, condizionata da un'alta media e da un tempo che è stato incerto dall'inizio alla fine. Basti pensare che siamo partiti con un caldo quasi estivo e siamo arrivati con una pioggia quasi torrenziale. E niente, è uscita questa fuga.
nell'ultimo giro lungo la penultima ascesa della salita di Manoppello, è uscito questo drappello di 10 corridori. Io sapevo di avere le carte per giocarmela in volata con tutti, sicuramente non era un arrivo che mi si addiceva visto lo strappo finale, però usando la testa e le gambe nel modo giusto sono riuscito ad ottenere questa bella vittoria. E infatti tra un po' sentiremo anche le interviste del post gara in cui chi ti si è messo alle spalle, ovvero Saldamarco, ha detto beh insomma no, oggi volevo vincere io perché il percorso proprio mi si adattava. Gianfranco Pepe, 65 edizioni sono una responsabilità oltre che un onore pesante. Sì, abbastanza. Noi siamo organizzatori, siamo abbastanza soddisfatti. Abbiamo avuto 106 iscritti, 90 partenti, e anche a livello di pubblico c'è stato un riscontro abbastanza elevato. Peccato per il maltempo, ci sono state anche delle cadute, però niente di grave. Assessore Petaccia, questa manifestazione è ovviamente uno dei fiori all'occhiello della vostra comunità. Sicuramente, anche quest'anno abbiamo accolto con entusiasmo e con piacere questo classico appuntamento del campionato regionale Juniores. Una manifestazione alla quale noi siamo particolarmente legati, iniziata nei primi del dopoguerra e che si disputa quindi una giornata simbolo come quella del primo maggio ed arrivata ai giorni nostri alla 65esima edizione e quindi è da tempo ormai è entrata a far parte del patrimonio culturale della nostra città. Anche perché il fatto che si svolga proprio il primo maggio, che si sia svolta proprio il primo maggio, vi lega a doppio filo anche con un evento che ha interessato la nostra regione, ovvero la tragedia di Marcinelle. Sicuramente. Qui la vostra comunità, quella di Manoppello, fu duramente colpita. La nostra comunità fu la comunità più duramente colpita. Sembra 23 vittime se non erro. 23 vittime solo, solo di Manoppello. Si trattò di minatori, di giovani operai con famiglie al seguito che prima di emigrare in Belgio nella miniera di Marcinelle lavorarono nelle miniere della Samital Cementi che abbiamo proprio ai piedi della Maiella a qualche centinaio di metri dal centro storico. E proprio da lì, proprio per iniziativa di alcuni operai, di alcuni minatori e sindacalisti, ebbe così inizio, nacque l'idea di questo appuntamento, diciamo di questo evento. E, quindi l'intento fu quello di coniugare lo spirito di sacrificio di uno sport come il ciclismo al sacrificio del duro lavoro delle miniere. Gianfranco Pepe, abbiamo parlato degli iscritti, non solo panorama della nostra regione, ma anche provenienti da ogni parte anche d'Italia. Da altre regioni, dal centro-sud, Marche, Lazio. Prevalentemente Campania, dal Puglia. Centro-sud comunque. Sì, sì. Quindi la risposta è stata. Sì, è stata ottima. Noi siamo, come ripeto, molto soddisfatti, anche perché la categoria Juniores non ce ne sono abbastanza di corridori, anche perché ci sono altre gare a tappe, Giro del Friuli. C'era anche il Giro di Toscana che non si è disputato quest'anno, anche per quello abbiamo avuto un numero più alto rispetto agli altri anni. Io volevo fare una domanda a Gianfranco Pepe perché lui è un giovanissimo organizzatore di questa manifestazione che sicuramente ha altri ragazzi intorno a lui che fanno di tutto per tenere in vita questa manifestazione che da 65 anni onora il ciclismo regionale. Sì, sì. Gli organizzatori del passato sono stati dei brillanti organizzatori, cioè questa manifestazione addirittura negli anni 60-70 io mi avvicinavo a questo sport, venivo a vedere a Manoppello, era addirittura di una categoria anche superiore. Sì, sì, era per dilettanti. Era per dilettanti, una delle corse più belle del ciclismo dilettantistico degli anni 60-70. Però ciò nonostante voi giovani avete ereditato una manifestazione importante, con quale spirito state cercando di andare avanti e con quale spirito cercate di non far morire questo bel evento? Sì, sicuramente con spirito di sacrificio perché richiede molto tempo per organizzare queste manifestazioni e poi c'è bisogno anche di molto personale per cercare di trovare i soldi che bisogna per fare queste manifestazioni.
Poi, come dicevi tu, gara era una gara per dilettanti e il percorso si faceva al contrario. Sì. Con l'arrivo non duro come adesso, un po' più leggero per velocisti. Per quanto riguarda invece la vittoria di Onesti, Leonardo Bevilacqua, la categoria junior, se ne abbiamo parlato anche negli scorsi appuntamenti, è una categoria un po' particolare, insomma, in cui il ragazzo comincia a decidere qual è il suo futuro. Ecco, voi ve la cavate alla grande perché è arrivata una vittoria, poi è arrivato anche il secondo posto di Ranucci, se non erro, a Rieti. Sì, insomma, noi due giorni prima, domenica, siamo stati a Rieti. E c'è stato il secondo posto di Ranucci e il sesto di Emanuele, anche se non si sono capiti a 300 metri dall'arrivo, penso 600 metri dall'arrivo, Emanuele era solo insieme a altri due ragazzi. Poi insomma le gare ogni volta fanno storia a sé, stanno, ecco. Però io gli avevo detto prima di Rieti, guarda che noi possiamo vincere tutte e due le gare, anche quella di domenica e di martedì. Lui si è messo a ridere, però adesso effettivamente con il senno del poi, non ci credevi tanto. Sì, diciamo, di ripetersi nel giro di 3 giorni in 2 manifestazioni non è semplicissimo. Col senno di poi, appunto, se ci si ripensa, possiamo dire che era fattibile la cosa del vincere 2 gare in pochi giorni. Però Manopello ci sei riuscito, allora andiamo a sentire te e gli altri arrivati alle tue spalle, ma sul podio. Domenico Saldamarco e Giulio Ciccone. Oggi sapevo di non poter sbagliare, ho dato il cuore, ho dato tutto. Sicuramente non si diceva a me, però con la testa, con le gambe, oggi sapevo di non poter fallire. È arrivata questa prima vittoria, sono felicissimo. Primo anno di categoria juniores, è tardata un po' questa vittoria, ma è arrivata una giornata importante. Sì, a questa gara ci tenevo tantissimo. Durante questa stagione mi sono andato bene in tutte le corse. Sono stato sempre un po' sfortunato, però per fortuna oggi me l'hanno mandata buona da lassù. Che devo dire? Devo ringraziare tutti, la squadra, perché hanno fatto un lavoro stupendo, pazzesco, dal primo all'ultimo, sono stati bravissimi e questa gara va tutta a loro. Secondo all'arrivo, Domenico Saldamarco, è un percorso difficile questo, un finale veramente impegnativo, meglio di così non poteva andare? No, il percorso era adatto a me, proprio adatto, solo che la squadra si è messa a disposizione e in volata mi hanno passato con il 52, cioè di potenza. Comunque il percorso era adatto a me, dovevo vincere io. Giulio Ciccone, terzo all'arrivo dell'Euro 90, un bel finale di corsa il tuo. Sì, diciamo un bel finale, ma mi aspettavo forse qualcosa di più, diciamo che mi sono difeso bene, la salita non era molto lunga, diciamo che era più uno strappo che una salita, forse non era adatto troppo alle mie caratteristiche, però dai, è andata bene. Un commento invece alla manifestazione, il percorso, tu sai che questa è la manifestazione più antica del territorio regionale. Sì, diciamo che come corsa forse fino ad ora è la più sentita, anche perché io abito a pochi chilometri da qui e a parte che la manifestazione è stata ottima, basta vedere qui la gente sull'arrivo, è molto bello veramente. Questi erano i primi tre, ovvero Emanuele Onesti che abbiamo visto, Domenico Saldamarco, Giulio Ciccone, poi quarto Andrea Di Renzo, quinto Franco Alfredo, sesto Edoardo Mincarelli, settimo Francesco Mozzillo, ottavo Francesco Faicchio, nono Michele Gallo, decimo Luca Taschin. Gianfranco Pepe, anche nelle parole dei corridori, questa è una corsa sentita che quindi mette anche pressione. Sì, sì, molta pressione. Infatti io voglio ribadire e rifare i complimenti a Emanuele e anche al DS Leonardo, che questa gara saranno 3 o 4 anni che lo vince. Sono 5 anni. 5 anni. E poi negli anni, nei primi anni, anche mio padre l'ha vinta nell'edizione. Sì, l'ha vinta, sì, sì. Infatti questa gara è un trampolino di lancio è stato per parecchi corridori, tipo Di Luca, Francesco Masciarelli, sono passati Spezialetti, Caravaggio.
Quindi è una corsa davvero dalle grandi radici. Si parlava prima dell'organizzazione, delle difficoltà nell'organizzazione. Allora, Assessore, la collaborazione delle istituzioni è importante soprattutto per eventi di questa portata? Sì, sicuramente per l'organizzazione, la buona riuscita di questo tipo di manifestazione c'è bisogno della collaborazione di vari soggetti. In primis l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco, nella mia persona, la disponibilità è piena. Ci sono altri soggetti coinvolti, insomma colgo anche l'occasione per ringraziarli, la Federazione Nazionale Italiana, hanno collaborato i volontari del 118 Manoppello Soccorso, il gruppo Alpini di Manoppello e non per ultimi ma sicuramente un grosso merito, quindi un grosso ringraziamento va a questi ragazzi del comitato Trofeo Primo Maggio che anche quest'anno ce l'hanno messa davvero tutta per farci vivere una bella giornata di sport. Ha parlato di amministrazione comunale, allora andiamo a sentire il primo cittadino di Manoppello, Gennaro Matarazzo. E come tutti gli anni questa corsa qui raccoglie oltre ai favori ma anche l'impegno di corridori importanti, è una corsa importante in una giornata importante. Ormai sono quasi più di 50 anni che questa corsa qui a Manoppello diciamo che festeggia il primo maggio con la fatica dei lavoratori, perché i nostri ciclisti secondo me è uno degli sport più faticosi che ci possa essere. Lo scenario è stato bellissimo, meno male che la temperatura è rimasta costante, non c'è stata acqua e si è potuto gustare veramente una giornata divertente all'insegna dello sport e dello sport faticoso. Veramente complimenti a tutti, anche agli organizzatori, perché ogni anno questo qui ormai è un appuntamento importante per lo sport ma per la cittadinanza e anche per la data che viene rappresentata. Mandare a loro un inno di ricordo, perché questo paese non ha dimenticato, non dimentica e non dimenticherà mai quello che è successo veramente a questi ragazzi eccezionali che hanno portato purtroppo in una situazione drammatica, ma il nome del paese in giro per l'Europa all'insegna di quello che gli uomini fanno per cercare di realizzare le proprie invenzioni, l'avventura di vita che si trova davanti. Purtroppo è stata un'avventura che si è chiuso con la propria vita, la vita di tanti, ne sono 23 su 262 e anche in questa giornata sono vivi, sono con noi, sono presenti. Manoppello li ricorda sempre in qualsiasi momento e in qualsiasi manifestazione che si fa. Siamo con Leonardo Bevilacqua, direttore sportivo del vincitore. Complimenti Leonardo, una vittoria che però era nell'aria. Sì, Emanuele si stava comportando molto bene, è stato un po' sfortunato a inizio stagione, comunque questa è una gara che a noi ci porta bene, questo non so sarà il quinto o il sesto anno che la vinciamo, ci tenevamo molto e mi fa piacere che l'abbiamo vinto con onesti. Programmi e progetti per il prossimo futuro? Beh, domenica abbiamo una gara molto importante, l'internazionale a Perugia, una gara molto molto importante per il nostro team, perché lì si giocano le carte per almeno avere la soddisfazione di prendere la maglia azzurra. Emanuele, corridore di primo anno di categoria, però già vincente, questo vi fa sperare anche per il prossimo anno? Sì, ma è un corridore, come tu forse lo conosci meglio di me, lui riesce a fare i risultati più nel primo anno della categoria, dove non si sente, forse non ha quella responsabilità che normalmente dovrebbe avere un corridore nel secondo anno della stagione. Infatti lui ha vinto delle gare importanti, questa è una gara molto importante, una delle più antiche del calendario e anche dura, insomma, per un corridore come Onesti. Eccoci, questi erano i protagonisti della giornata di Manoppello. Tra le altre cose, Emanuele, anche titolo di campione provinciale di categoria. Ti faccio una domanda: senti, se più ti invitiamo e più vinci, tra un po' sarai ospite fisso, abbandonerai completamente la domenica la bicicletta e vieni qua. Abbandonare la bicicletta anche se... mai, abbandonare la bicicletta mai. Spero che se sia. Se è questo l'andazzo, spero di essere qui spesso. Ecco, Luciano, un ragazzo, questo lo dicevi anche tu nell'intervista che hai realizzato al primo anno, ma i risultati non tardano ad arrivare, vuol dire che la stoffa del ragazzo c'è, tu che lo conosci meglio di probabilmente di tutti, a parte Leonardo Bevilacqua, probabilmente.
Sì, perché tra l'altro Emanuele è mio nipote, quindi l'ho visto crescere a tanta determinazione. Quello che mi è piaciuto di domenica, nella corsa di domenica, che era un percorso molto molto complicato per le sue caratteristiche, invece è arrivato nell'ultimo chilometro dove la strada veniva su con delle pendenze negli ultimi 300-400 metri, anche oltre il 10%, è riuscito a fare la differenza grazie anche a un'ottima agilità, pur essendo un ragazzo alto, quindi abbastanza pesante, quindi un ragazzo che sta crescendo con molta intelligenza, seguito da uno staff tecnico che è uno delle squadre più brillanti che ci sono in Abruzzo di categoria juniores, quindi speriamo che da domenica scorsa, ma nel prossimo futuro, possa regalare a questa categoria dei successi importanti. Però in questa categoria veramente devo ritenere che è una categoria questa che ha dato sempre nel futuro, nel passato, grossi risultati, ma io ritengo che anche nel prossimo futuro darà grossi risultati di prestigio, perché ci sono ragazzi interessantissimi, una categoria dove in Abruzzo ci sono società che stanno investendo molto, quindi oggi è toccato a Emanuele, ma penso che ci sarà spazio per parecchi corridori. Senti Emanuele, a parte i consigli che ti dà Leonardo Bevilacqua, i direttori sportivi, Luciano ti dà qualche consiglio magari da... Anche lui? La mia è una famiglia, per fortuna, di corridori. Anche mio nonno è stato corridore. Ho un altro zio che è stato corridore. Tutti quanti mi danno dei consigli. Io ne faccio tesoro. Spero che mi possano dare una marcia in più per il futuro. Bravo, complimenti. Un applauso ad Emanuele Onesi per questa bella vittoria al 65esimo trofeo Città di Manoppello. Ci fermiamo per l'ultima pausa di questa sera e poi rientriamo con l'ultimo scorcio di velo. A tra poco. Oltre 25 anni di ciclismo agonistico. Per darvi oggi Rabottini Cicli Sport, con le migliori marche di bici da corsa, mountain bike e turismo. De Rosa, D'Accordi, Coppi, Carrera, Passoni e le americane Scott e Merida. Vasto assortimento di abbigliamento, caschi, occhiali, scarpe, ciclo computer e la migliore componentistica. Rabottini Cicli Sport, esclusivista per l'Abruzzo delle ruote Zip. Se la qualità è il vostro stile, veniteci a trovare. Siamo a Marina di Città Sant'Angelo. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Clindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Clindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Clindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Clindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Clindex è a Manoppello, via Vallone 16.
Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Pescara Camper, vendita camper nuovi e usati, noleggio camper e pulmini a 9 posti. Pescara Camper e concessionario Giotti, Terry, Illusion, Infinity, Blue Camp. Inoltre, vi offriamo assistenza su tutti i veicoli e un'ampia gamma di accessori e articoli nel nostro fornito market. Pescara Camper è a Marina di Città Sant'Angelo, in via Nazionale Adriatica Nord, a 100 metri dall'uscita dell'autostrada. Vienici a trovare. Oppure visita il nostro sito www.pescaracamper.it. Insieme, ultima parte di Velo, abbiamo affrontato il tema Giro d'Italia, il tema 65esimo trofeo Città di Manoppello. Adesso dalla provincia di Pescara ci spostiamo quella di Chieti per andare a Perano per la seconda Gran Fondo Valle del Sangro. Lo facciamo con l'organizzatore, ovviamente, Giuseppe Cinali, per un bilancio della giornata. Anche voi, il primo maggio si è corso, insomma, giornata dedicata ai lavoratori, pieno di impegni ciclistici. Ecco intanto le immagini della giornata di Perano. Sì, noi abbiamo organizzato questa gara, abbiamo fatto rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso abbiamo fatto sotto la zona industriale, invece quest'anno ci siamo spostati a Perano grazie all'aiuto del sindaco di Perano, dell'assessore Giulio, del sindaco Belisario e dell'assessore Perlicciotta, e soprattutto della Protezione Civile, che ci ha dato una grossa mano per la manifestazione, perché per organizzare queste gare non è tanto semplice. Mo diceva l'amico Pepe che è difficile per organizzare la gara juniores, però per queste Gran Fondo è ancora di più, perché il numero di partecipanti ne sono molto di più, e purtroppo ci serve parecchia assistenza durante le gare, perché i percorsi sono lunghi, i bivi ne sono parecchi, le strade sono un po' tutte rotte, per sfortuna nostra, perciò è difficile anche organizzare.
Poi Giuseppe, soprattutto queste manifestazioni non si racchiude nei 5 minuti del passaggio, a volte durano anche oltre mezz'ora, tre quarti d'ora dal primo all'ultimo, quindi manodopera per dare sicurezza a una manifestazione del genere ce ne vuole veramente tanta. Esatto, e quello è l'unico anche problema, perché qua non è che partecipano soltanto chi viene per vincere, ma partecipa anche chi viene per divertirsi, per trascorrere la domenica. Allora nella gara il primo magari impiega 3 ore e mezza, ma l'ultimo ne impiega anche 5, allora è difficile coprire tutti gli incroci, perché poi non è che ce ne sono pochi, ce ne sono parecchi lungo il percorso ed è sempre una grossa difficoltà. Sindaco Belisario, allora, si parlava dell'aiuto concreto dell'amministrazione per l'organizzazione di questa Gran Fondo. Naturalmente la concretezza si è trasformata in realtà, perché ovviamente quello che abbiamo potuto realizzare è grazie soprattutto all'amico Giuseppe Cinalli, all'assessore allo sport Giulio Pellicciotta, alla protezione civile qui rappresentata dall'amico Michele Consalvo, dall'associazione Alpini e da tutte le associazioni cittadine che hanno partecipato. Certamente per il nostro comune è stato un momento di promozione del territorio, come ricordava anche Petrucci poc'anzi, perché sport significa anche questo, fare marketing territoriale e far conoscere un territorio che ha delle potenzialità turistiche non indifferenti come la Val di Sangro. Quello che ci ha aiutato molto è stato anche la grande dote di infrastrutture alberghiere che abbiamo a Perano, perché a dispetto dei 1800 abitanti abbiamo una disponibilità di posti letto che supera le 200 unità, e quindi questo è stato sicuramente un elemento importante per poter solo pensare di organizzare un evento del genere. Siamo collaudati non per gli eventi sportivi, ma in generale, perché il 1° ottobre abbiamo ospitato l'Assemblea Nazionale dei Piccoli Comuni d'Italia, e infatti viviamo l'anno in cui Perano è capitale nazionale dei piccoli comuni, cioè quelli al di sotto dei 5.000 abitanti. Naturalmente la manifestazione sportiva non è paragonabile per storicità, per tradizione, a quella di Manoppello, ma abbiamo cercato di fare il meglio e sicuramente negli anni successivi realizzeremo qualcosa ancora di più importante, anche perché il 1° maggio è un giorno importante, soprattutto se patrocinato da una realtà come l'Udace, che appunto raccoglie tutto il mondo amatoriale europeo, e quindi il 1° maggio è la festa che più guarda al mondo europeo. Assessore Pellicciotta, Perano, comunque il comprensorio in cui inserite è una zona sempre molto interessata al ciclismo, parliamoci chiaro. Ci sono delle fotografie di Perano del 1930 dove ci stanno dei ciclisti già tutto... Cioè, quindi è stato gioco semplice. Ci mancava solo una Gran Fondo, perché di corse ne abbiamo organizzate, mancava una Gran Fondo. Quando l'amico Cinalli me l'ha proposto, Perano andò insieme, perché anch'io vado in bicicletta, e ho recepito subito, e poi grazie agli amici che ci hanno aiutato. Sì, si può avvicinare il microfono. E soprattutto all'amico Michele Consalvi, che si è messo a disposizione per la parte logistica dell'organizzazione della protezione civile, e per Pasquale Zinni, che è stato il curatore insieme a dei volontari della parte gastronomica, che è stata molto apprezzata. Immagino la parte più apprezzata. La parte più apprezzata sicuramente. Immaginavo. Io spero di poterla mettere in calendario, almeno finché io sarò disponibile come amministratore, anche nei prossimi anni, con l'aiuto naturalmente degli amici della protezione civile. Che sentiamo subito soprattutto. Il gruppo Alpini pure. Perché non bisogna dimenticarli, perché è bene ringraziarli, perché è un lavoro estenuante e non facile quello dei volontari nelle gare ciclistiche. Assolutamente. Michele Consalvo, la logistica, soprattutto legata al fattore sicurezza, immagino che voi abbiate curato in maniera particolare. Sì, io vengo anche dall'esperienza dell'anno scorso, alla prima edizione, insieme a Giuseppe Cinalli e a Zappalort, che è un altro organizzatore, avevo già curato una parte del percorso come sicurezza. È stata una prima esperienza, quest'anno ci siamo ripetuti, è andato tutto bene, devo ringraziare tutti i soci, i componenti del nucleo Val di Sangro di protezione civile,
di Arci, quindi noi siamo un nucleo che comprende 4 comuni. Il comune capofila è Arci, dove è nata la protezione civile nel 2003, dopo c'è Bomba, Pietraferrazzana e Perano, dove il nucleo è nato circa un anno e mezzo fa. Siamo più di 20 componenti, con l'aiuto di tutto il nucleo siamo stati sulla strada circa 70 persone, oltre gli alpini e anche altre sezioni di protezione civile. Abbiamo curato i minimi particolari, grazie a Dio tutto è andato bene, non ci sono stati problemi, è un lavoro faticoso. Si comincia qualche giorno prima e dopo la mattina si alza alle 6 fino alla sera alle 6, quindi non si termina. Adesso sto recuperando, diciamo, la fatica. Immagino, però, che sia difficile l'organizzazione di una macchina di tante persone sono deputate a tutto quello che c'è intorno, che magari non si vede, che però è importante. Bisogna coprire tutti gli incroci, tutte le strade. Lì c'è la Val di Sangro, quindi mezzo se passa degli incroci in bocca di superstrada a più parti, bisogna curare in comunità dei corridori, degli spettatori, curare per bene, perché è importante per la riuscita della gara, per l'organizzazione, per l'immagine anche del territorio. Io ringrazio il presidente della Protezione Civile Nucleo Vassangro, Pasquale Zini, tutti i componenti che mi hanno dato questa possibilità di organizzare questi eventi, quindi mi hanno dato questo incarico di organizzare e curare questi eventi. Io al secondo anno penso di essere riuscito, con la collaborazione di tutti, di tanti amici e tanti volontari, che ringrazio veramente di cuore. Giuseppe Cinali, prima di andare a sentire le interviste ai corridori, ai vincitori, ricordiamo la vittoria nel percorso lungo andata ad Antonio Borrelli, in quella corta ad Aurelio Di Pietro. È chiaro che questa manifestazione vuole, anche se al secondo anno, diventare, come diceva anche l'assessore, un appuntamento fisso sostanzialmente, un appuntamento, non dico come Manopello che ha 65 anni di storia e quindi tempo ce ne vorrà, però un appuntamento ricorrente. Sì, noi lo riproporremo anche per gli anni prossimi. E già rispetto all'edizione passata abbiamo fatto dei miglioramenti, abbiamo curato molto, come diceva l'amico Consalvo, che lui specialmente ha curato per quanto riguarda la protezione dei ciclisti, perché è quello che è più importante per tutti questi incroci. Noi l'anno scorso siamo stati circa sui 250, 255, non ricordo bene, quest'anno siamo arrivati a 284, perciò comunque sotto questo punto di aspetto abbiamo migliorato sicuramente. Poi volevo dire una cosa, lei diceva prima dei vincitori dei percorsi. Sul percorso lungo la gara veramente è stata vinta da Davide Toro Santucci, che però siccome apparteneva alla lista rossa non compare. Per regolamento Udace, loro dicono che chi ha corso da professionista negli ultimi 3 anni non lo classificano. Lui l'anno scorso era professionista, allora per questo, anche se io personalmente l'ho premiato come primo assoluto, però poi sulla classifica diciamo non compare, perché il regolamento dell'Udace prevede questo. Perfetto, andiamoci a sentire le interviste ai vincitori della giornata di Perano del 1° maggio. Sono contento di essermi sbloccato all'inizio dell'anno, sottenendo sempre podi, piazzamenti nei 5, oramai sono 5-6 gare che sono là. Sono contento di aver vinto, soprattutto a Perano, qua, una bellissima terra abruzzese che io onoro sempre, vengo sempre qui in Abruzzo perché è una bellissima zona. Dedico questa vittoria a tutta la squadra che mi segue e mi ha seguito dopo un infortunio grave in inverno, al mio presidente e direttore sportivo Paolo Pentassuglia e tutti i ragazzi della squadra, conserva Francesco in particolare. Sono trascorsi pochi minuti dall'arrivo di Aurelio Di Pietro, vincitore della corta di questa seconda edizione della Gran Fondo Val di Sangro, però non sembra assolutamente affaticato, come mai? No, sono stanco, molto. La salita Ornareccio la conoscevo, me la sono fatta regolare, ho lasciato andare i primi e poi sono salito regolare insieme ad altre due, non mi davano i cambi. Discesa a tutta, sono riuscito a rientrare sui primi, poi grazie al compagno di squadra Ceccarossi che si è messo avanti l'ultimo chilometro, ho vinto facile la volata. Una bella andatura anche rispettando insomma quella che era la media nelle previsioni. Sì, una bella andatura, abbiamo fatto un'andatura forte sotto, la salita a scatti più che altro, però sono contento, è andata bene. Al di là di quello strappo c'è stato qualche altro momento dove hai dovuto forzare più del necessario? Dopo la salita di Paglieta è stata fatta un'andatura un po' alle crotta, come si dice in genere, e poi sono salito regolare, gli altri primi andavano più forte, però la conoscevo e
sono andato tranquillo. Nutrite anche la rappresentanza femminile in questa secondo fondo Valle del Sangro, Sonia Girinelli è arrivata prima al traguardo del circuito corto. Sì, è stata una gara abbastanza impegnativa, è stata dura. Senti, parliamo anche della società che ti sostiene, la Val di Foro Sailing, che ha visto oggi una bella rappresentante, sia maschile che femminile. No, credo che ci sono più o meno tutti, ringrazio il presidente, vicepresidente Marchesani e Eugenio che ogni volta ci aiutano. Ecco. Senti, per te questo è un piazzamento di prestigio o sei abituata al podio? No, non proprio abituata, anche perché non faccio spesso le gare, però insomma quando gareggio più o meno vado abbastanza bene, quindi... Che sia un buon viatico dunque. Speriamo. Queste erano le interviste ai protagonisti della giornata di Perano, ma a Perano c'era anche una campionessa di ciclismo, Alessandra De Torre. Andiamo a sentire un breve stralcio dell'intervista realizzata per noi da Bruno Bartelone. Vengo dalle corse del Nord, Freccia, Fiandre e tutte le varie coppe del mondo che ci sono state, diciamo, in Europa. E adesso partirò per la Cina, con la nazionale faremo, quindi bella convocazione in maglia azzurra, faremo appunto una gara a tappe in Cina più la prova di Coppa del Mondo. E poi ecco, la stagione appunto proseguirà ovviamente con il Giro d'Italia, campionati italiani e si arriva, diciamo, a fine stagione con la nuova squadra di Adora Pastazzara Manhattan, con a capo Giorgia Bronzini, no? Una certa campionessa del mondo, quindi diciamo quest'anno c'è da lavorare. Insomma, c'era anche una presenza di prestigio alla giornata di Perano, Alessandra De Torre, ovviamente in bocca al lupo per questo impegno in Cina e poi per la gara di Coppa del Mondo. Questo ha dato anche lustro, Giuseppe Cinali, alla giornata di Perano, vero? Sicuramente sì, anche se io impegnato nella... Beh, vabbè, immagino l'organizzazione, non è che l'ho seguita tanta, però sicuramente la presenza anche della De Torre ha dato un'immagine di rilievo a tutto il paese. Li partecipa a tutte le Gran Fondo, in questa occasione giustamente eri l'unica a cui non l'organizzatore. Partecipa, sì. Mi piaceva far intervenire il sindaco su una riflessione che faceva prima, 1800 abitanti per anno, addirittura Rocca di Cambio 506 abitanti, arriverà il Giro d'Italia. Però mi sembrate amministratori intelligenti quando sposate il ciclismo per esaltare poi il territorio. Ma sicuramente sposiamo il ciclismo perché facciamo gli amministratori comunali nelle piccole realtà e quindi fatichiamo quotidianamente come i ciclisti che pedalano per arrivare in cima alle montagne, perché non viviamo di rendite di posizione, non viviamo di privilegi e proprio per questo sposiamo il ciclismo, che di privilegi non ne ha avuti mai in tutta la storia, al ricordo di un grande frentano come Alessandro Fantini, senza nulla togliere a tutti gli altri grandi campioni che l'Abruzzo ha dato al ciclismo. Complimenti anche per la riflessione al sindaco Gianni Belisario. Cominciamo allora a parlare dei prossimi appuntamenti, perché siamo davvero quasi in chiusura, poi facciamo un piccolo gioco sul Giro d'Italia con i tre che siedono alla mia sinistra, i pronostici ovviamente stavo parlando. Per quanto riguarda i prossimi appuntamenti, Trofeo Fantini domenica 6 maggio, categoria allievi a Fossa Cesia. Per quanto riguarda la mountain bike, settima Gran Fondo Costa dei Trabocchi a Lanciano a partire dalle 9.30, mentre per i cicloamatori sempre domenica primo trofeo Città di San Giovanni Teatino, manifestazione valida per il campionato Abruzzo Cycling Challenge, gara aperta a tutti gli enti, organizzata dall'associazione sportiva dilettantistica Gianzante Team. Questo è per quanto riguarda i prossimi appuntamenti. Ovviamente vi ricordo che la puntata, le puntate precedenti, i prossimi appuntamenti li potrete seguire sul nostro sito, oltre che quello della emittente tv6.it, anche su www.velonews.it. per questo ringrazio Gianni D'Areo in regia, Letizia De Flavis e Ivo Re alle camere già da adesso. Però prima di chiudere voglio un nome secco. Prima da Luciano Rabottini, poi da Gilberto Petrucci, poi da Leonardo Bevilacqua. Chi vince il Giro d'Italia 2012? Lo segniamo, me lo segno sul foglio e poi
alla fine del Giro d'Italia sarete qui tutti e tre, Luciano, come è normale che sia, per vedere chi ci è andato vicino o meglio chi ci ha preso. Luciano, chi lo vince il Giro? Beh, chi lo vince il Giro? Nome secco è molto complicato. Io innanzitutto voglio mettere in risalto le due bellissime vittorie che ci sono state in questi giorni degli italiani. Di Pozzato e di Moreno Moser a Francoforte. Quindi ritengo che quest'anno possa essere un anno di rilancio del ciclismo italiano. Spero che anche il Giro possa essere vinto da un italiano. Chi? Basso, Scarponi, Cunego e perché no Cataldo. Quindi, uno te ne concedo. D'altronde è un pronostico. Beh, diciamo un pronostico. In base a quello che si è visto fino adesso, Scarponi sugli italiani è quello che dà maggiore garanzia. Però il Giro è molto complicato, è molto difficile. Vedremo già dalla prossima settimana che cosa succede. Ti metto Scarponi, Gilberto. Kreuziger. E sì. Leonardo Bevilacqua. Il cuore mi dice... È un giovane, un nuovo uomo che dia al ciclismo una nuova era. Da tecnico devo dire Scarponi. Scarponi, quindi due per Scarponi e Gilberto per Kreuziger. Abbiamo fatto anche il foglio, si legge non benissimo, però comunque noi lo conserviamo con la data di oggi. Se è possibile fare un primissimo, ecco qua, Rabottini, Scarponi, Petrucci, Kreuziger, Bevilacqua, Scarponi, vediamo... Alla fine del Giro d'Italia chi ci ha preso? Comunque, al di là delle battute, io ringrazio come sempre Luciano Rabottini. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo con la puntata numero 11 di Velo. Grazie a Gilberto Petrucci, ti rivolgiamo alla fine del Giro per vedere se ci hai preso. Sicuramente verrò a raccontare ciò che è accaduto poi al Giro d'Italia. E perché poi ci dovrai parlare nelle puntate successive, quando tornerai ospite anche del trofeo Matteotti. Senza alcun dubbio. Grazie a Leonardo Bevilacqua per essere stato in nostra... compagnia, anche ad Emanuele Onesti, complimenti e in bocca al lupo per il tuo prossimo futuro. E poi grazie all'assessore di Manoppello, grazie Petaccia, anche a Gianfranco Pepe, al sindaco Belisario di Perano, a Giuseppe grazie. Cinalli, a Pellicciotto, assessore allo sport del comune di Perano, a Michele Consalvo, responsabile della protezione civile di Perano, per Velo numero 10. È davvero tutto, ci vediamo giovedì prossimo, sempre in diretta, sempre su TV6 e Sky 835 a partire dalle ore 21. Buonanotte.